Dove sono tutti? Niente ribelli, né macchine. Che no, cosa è? La macchina, laggiù, alle cascate. Sangue dei dieci. Contro quella cosa, Riva Rapida non avrà alcuna speranza di salvarsi. Allora li fermeremo. Subito. Ti seguiamo, Aloy. Niente e nessuno potrà fermarci. Tutti pronti. Si parte per Riva Rapida. Ho levato le cinetiche oppure? Azione a catena. C'è solo. C'è sia acido che. Per le paludi! No, aspetta un attimo, questo cos'è? Ora sei mio! Prezzo di precisione al plasma. Ma me la sa. È in campo! E a portati da noi! Altre munizioni per te! Smontarlo questo qua. Che casino è stato? Giù la mazzo lì. Tutte le macchine da trasporto uccise. Non ce la faccio! Grazie, Aloy. Mettiamo fine a questa storia. Ti ho in pugno! C'è ancora questo. Affrontami! Donna contro donna! Dici? Arco contro donna non ti piace? Sono terribilmente indietro nella pubblicazione dei... Tant'è vero che ormai ci saranno una decina di o più di registrazioni che non ho nemmeno tagliato. Ma il problema è che mi occupano... Non so, mezzo tera di cioè, veramente uno sproposito. Guarda che c'è qui dentro.
Devo degnarmi di tagliare e caricare quantomeno. C'è troppa roba da raccogliere. Come dicevo, se no, boh, per rimetterla molto difficile, devo davvero farmare io. Oh, no, non è che abbia questo tempo. Gioco solo, giocassi solo questo, certo. Vabbè, ovvio. Cavo, sanguine. Passerà. L'importante è aver fermato l'attacco. Che braccina. Grazie al tuo avviso, hai salvato molte vite. Forza, torniamo a riva rapida. Ho anche qualche costola rotta. Va pure, lo porto io al villaggio. Va bene, racconterò tutto a Decca. Adesso li ammazzano qua. Così loro là al villaggio non credono le parole di Aloy e fanno fuori anche Decca. No. Aspetta, ma questo qua, come tiratore ribelle, dove cavolo è messo? Nel vuoto! Nel vuoto è messo! Sali scorte. Tra parentesi, a mettere molto difficile di davvero raccogliere tutto, assolutamente, anzi, appunto, devi proprio farmare. Quindi vediamo se c'è qualcosa qui sopra. Questa zona. Ecco, io non... Boh. Dai, mol! Ma santo cielo. Io continuo a non capire perché fa una zona così grande. Noi non saremmo venuti di qua. Combattere, perché saremmo mai veduto venire di qui a combattere? Ora tra l'altro c'era anche una cosa del razziatore. Ma non il razziatore. Oh, non so perché avrebbe dovuto spostarsi qua la scena dell'azione. Si può entrare anche di là, ma... Finalmente la vediamo di giorno. Ti tengo d'occhio. Va bene, tienimi d'occhio. Se no rubo le scorte. Cavolo, qua. Grazie, grazie. Anche questo è un triangolo perché non si può, le gabbie quadrate non si possono fare. Eravate in tre, ora sei sola. Racconta. Morti. Tuo nipote diceva la verità. I ribelli avevano un colosso. Cavo è rimasto ferito, ma abbiamo sventato l'attacco. Arocche... Si pente di non avergli creduto. Cappellana, tuo nipote è stato onesto e coraggioso. È un palustre leale. Quindi sarà liberato? Se l'è guadagnato. Ma dovrà darsi da fare per recuperare la fiducia del clan. Farò tutto il possibile. Sì, giusto, ho detto che avremmo fatto Gemini. Non sembrano le ore passano. Boh. Peccato per il discorso di vedere se riusciamo a volare. Penso di sì, ormai. Grazie a noi. Davvero. Riva Rapida ti deve molto. Questa è una prima ricompensa. Grazie. Quando sarai guarito, avrò molte cose da mostrarti. Bentornato, capo.
Sto registrando anche a 50 mega al secondo, però. Allora, 6 punti abilità, non male. 39. Boh. Mi ricordo più adesso se avevo parlato di un qualche percorso. Questo. Devi tornare invisibile per poter. Cioè, tu dovessi essere danneggiata, tornare invisibile e fare un colpo silenzioso. Non mi sembra questa grande utilità. Potrebbe servire contro i capi. C'è qualcosa che vale la pena, davvero? Contro i gruppi di nemici, i danni che infliggi passano da un nemico all'altro, ah sì. Questa era anche interessante, se per quello. Capire se valgono anche per, in teoria valgono anche per le non cavalcabili. Beh. Andiamo, dai. Tardino. Nel senso che, vabbè, non lo sapete, ma sono le 11:24. Non so quanto possa durare. Salvataggio manuale, va? Siamo a 64 ore. Parlando di open world, un Assassin's Creed non Valhalla non è mai arrivato a pizza. Sembra che il sapore peggiori se ci si mette troppo tempo a consegnarla o una cosa così. Ok, non dobbiamo. Qualcosa qua magari di nuovo. Col formaggio e la salsa. Dicevo, in Valhalla non ha mai tenuto così desta la mia attenzione e desiderio di giocarci come questo. Non i suoi gusti, ma. Bentornata. Cosa di nuovo qua? Mancano 3. Salve, Aloy. Ehi, Gaia. Allora, io e Beta avrai sentito. Sì. La complessità delle relazioni umane non smetterà mai di stupirmi. A dispetto delle spiacevoli circostanze che hanno portato al litigio, sono lieta di vedere che siete giunti ad una soluzione condivisa. Beh, due teste sono meglio di una, no? Sì, lo credo anche io. Sei pronta a partire per il calderone Gemini? Altrimenti possiamo continuare a parlare, se ti va. Quindi, parlando di Beta,
Non avevo capito quanto fossimo diverse finora. Ne ha passate tante. Sempre da sola. Avete entrambe sopportato grandi avversità, differenti sotto praticamente tutti gli aspetti, ma ugualmente straordinarie. A me piace pensare a voi come due miracoli, nati da Elizabeth Sobeck. Tre, allora. Non dimentichiamoci di te. Quando ho iniziato a cercare di ripristinarti, non pensavo saremmo finiti così, tra amici. Hanno fatto tutti parecchia strada con la loro istruzione improvvisata. Varla ha detto che in futuro, una volta stabilizzata la biosfera, potremmo decidere di estendere il modello alle popolazioni tribali. Sì, non è una cattiva idea, sempre che sia tu a tenere le lezioni. Che succederà qui mentre saremo tutti a Gemini? Tutti i sistemi di questa struttura continueranno a funzionare regolarmente. Intanto Minerva non ci garantirà più l'occultamento. Di conseguenza la struttura sarà rilevabile. Ma grazie alla mia assenza non dovrebbe attirare alcuna attenzione. E beh, speriamo. Però uno può venire a dare un'occhiata lo stesso. Gaia, com'era Elizabeth? La sua presenza intrecciata con i miei ricordi. Nel momento in cui fui attivata, lei era lì. Noi ci siamo presentate, salutate e ci siamo messe al lavoro. Quella fu la prima di moltissime conversazioni. Apprezzavo tanto la sua compagnia, tutte le storie che raccontava. Lei era la mia creatrice, la mia guida. Un'amica. Esatto. E leggendo i dati sul tuo focus, mi ha addolorato apprendere del suo destino. Sono contenta che sia tornata a casa. Anche se di certo avrei preferito che non fosse da sola. Ah, forse l'abbiamo sentito anche questo. A lei andava bene. Si era data completamente. Ha fatto il possibile. Grazie, Gaia. E parti qua. Che succederà qui mentre saremo tutti a Gemini? Tutti i sistemi in Indietro. Andiamo a Gemini. Bene, gente. È ora di andare. Allora raduno gli altri. I nostri eroi. Non è un caso, mi sa. Oh, finalmente. Gemini. Sto proprio a vedere cosa ci aspetta. Però livello 30, non sono 39. Cos'è? 39, mi sembra. Il triangolo anche lì. Bene, collegamenti pronti. Triangolo anche lì. Avviamento. Non l'ho mai visti, Beta, Aloy. L'installazione è completa e sono pronta a connettermi con la rete dei calderoni. È bello sentire la tua voce. Erend, ragazzi, fate partire gli impulsi. Sono al calderone. L'aggeggio lampeggia. È giusto così? Sono al mio calderone. Anche il mio generatore lampeggia. Allora funzionano! Ci sono e lampeggia anche il mio. Anche il mio. Bene. Silenzio radio fino al via libera.
Ora chiudo. Gaia, catturiamo la bestia. Connessione alla rete dei calderoni in corso. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, attivo l'autorizzazione Omega. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, attivo l'autorizzazione Omega. Attività autorizzata. Avvio della sequenza di contenimento. Minaccia critica rilevata. Imperativo sfuggire al contenimento. Applicazione controllore. Fermalo! Interrompo le connessioni esterne. Funziona! Ora non può scappare! Fermalo! Ora è imminente. Avvio alternativa 13F. Aspetta, che cos'è? Malware rilevato. Compensazione in corso. Contenimento. Ma male. Tipo gli occhi, la bocca, no? Come hanno fatto? Guarda! Struttura attivata. Attivazione. Difese. Autonome. Direttiva. Neutralizzare. Vuol dire che arrivano le macchine. Che sorpresa. Pronti? Stanno arrivando. Varl, resta qui a proteggere Beta. Certo. Stai attenta. Abbiamo fatto scorta, no? Colosso un razzatore. Facciamo fuori. Attacchiamo. Sei ancora morto. La lancia non serve a un accidente di niente. È ancora morto. Spendiamo questo un attimo. Il cannone. Cioè, com'è che mi ha beccato questo? Quanti ne abbiamo? Vediamo adesso come ve la cavate. Tutto qua. Ma dove... Allora, non c'era nessun suono.
poi, dove tirano fuori la sabbia? La terra che mi staresti tirando addosso. Se mi esplode in faccia. Ora siamo a posto. Devo tornare da Beta e Varla. Beh, aspetta, prima prendo le cose. Anzi, serve a prendere anche un po'. Per favore, muoviti. Ma non credo che sia finita qua. Quindi copriamo un attimo. State bene? Respiriamo ancora. Aloy, Efesto non può fuggire, ma si è rifugiato all'interno della struttura. Lo riporterò qui. Intanto io cerco di riparare il nucleo. Sorpresa. Proteggila, va. Mi sono usciti... Oh. Ha interrotto. Scusa, ho avuto da fare. Stavi dicendo qualcosa prima che me ne andassi. Con la vita. però almeno l'ha detto. Immaginavo si era capito che c'era da entrare nel calderone, ovviamente. Che ci dobbiamo entrare da soli. È abbastanza prevedibile, direi. Bene, devo inseguire Efesto e costringerlo a uscire dal suo nascondiglio. Così si ritirerà nel nucleo. Provare, Efesto. Troverò un altro modo di passare. Là, forse. Aloy, sono collegata al tuo focus. Fai attenzione, vedo un enorme picco di energia nella prossima stanza. Grazie dell'avvertimento, ci sono quasi. Si incastra di qua e si incastra di là. Siamo già qua. Una specie di camera di produzione. Efesto sta decisamente tramando qualcosa. Che razza di macchina sta costruendo? Non lo so, ma ho intenzione di fermarlo. Uno di quei macchinari mi porterà dove sta prendendo i materiali. Alla fine, no? Scommetto che si nasconde proprio lì. Quello di Alien. Papà di Alien, diciamo. Boh, cosa potrebbe essere? Un cielo rimorso di qualche tipo?